Educazione alimentare, la giornata mondiale del diabete. Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, la passeggiata della salute. Le interviste al VG. Davide Saglia. Nello storico e suggestivo scenario della Via Sacra, in occasione della giornata mondiale del diabete, si è svolta la passeggiata della salute. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'Ufficio d'Educazione alla Salute dell'ASP di Agrigento, volta alla sensibilizzazione di una delle fasce più colpite dalla patologia, ovvero quella giovanile. Un progetto che ha visto il coinvolgimento di diverse associazioni, tra cui l'AMADIAB, che confedera i diabetici agrigentini. Assenti invece giocatori dell'Acragas Calcio e della Fortitudo Moncada. All'evento, come iniziativa latere, presente anche un ambulatorio mobile dell'ASP per effettuare test utili alla prevenzione del diabete. Ma conosciamo nei dettagli l'iniziativa. Nel mondo c'è un incremento del 74% di questo tipo di patologie, questo è un dato veramente sconfortante, questo perché non cambiano purtroppo gli stili di vita, continuiamo a mangiare molto e continuiamo a mangiare male, per cui la popolazione è sovranutrita ma sottoalimentata, per cui è importante, diciamo, dare questi messaggi. L'azienda sanitaria provinciale crede molto nell'attività di prevenzione e di promozione dell'Ufficio Educazione alla Salute ha voluto con forza questo tipo di iniziativa a cui hanno partecipato l'Agri, tutte quante le scuole superiori di Agrigento ma anche di Favara. Quindi noi siamo molto contenti anche dell'attività che facciamo di screening con l'ambulatorio mobile, siamo stati a Cianciana, quindi nel distretto di Bivona, siamo stati a Canicattì, abbiamo scoperto molte persone che non sanno di essere diabetiche proprio perché è una patologia asintomatica. Quella di oggi è la vera realtà dello sport, l'esaltazione in cui lo sport, oltre a farci divertire, può anche curare. La giornata è il secondo anno che siamo coinvolti come ente di promozione sportiva, Unione Sportiva Agrigento, siamo coinvolti in questa edizione, un'edizione molto riuscita perché il numero ce lo dice, i ragazzi si sono divertiti, i ragazzi hanno capito finalmente il valore dello sport. Come FIDAP abbiamo iniziato un percorso di prevenzione e Health Promotion sarà il momento culminante di questo nostro percorso che è iniziato oggi con questa bellissima giornata, questa bellissima passeggiata per la quale ringrazio gli organizzatori e alla quale saremo lieti di partecipare pure l'anno prossimo. Sono fondamentali anche perché noi tendiamo a promuovere anche una dimensione etica e sociale del Parco della Valle dei Templi. Non è la prima iniziativa, come sapete, e continueremo su questa strada perché riteniamo che il patrimonio culturale debba essere al servizio della comunità e in questo caso dalla parte più sensibile della comunità in una dimensione imprescindibile di prevenzione in ambito sanitario. Il diabete, come noto, è una malattia cronica, caratterizzata da un'elevata concentrazione di glucosio nel sangue causata da una carenza di insulina nell'organismo umano, una patologia di cui soffre il 4,9% della popolazione italiana e che proprio al sud conta i valori maggiori. Ma come per ogni patologia, la migliore cura è una buona prevenzione, dato confermato anche dalla dirigente dell'Ufficio di Educazione e Promozione dell'ASP di Agrigento, Rosellina Celauro. Prevenzione è qualcosa che interessa tutto lo stile di vita, cioè nel senso che l'alimentazione è importante, l'attività fisica è importante e noi vogliamo dare come Ufficio Educazione alla Salute dell'azienda un'impronta anche gioiosa, allegra, dare un messaggio positivo ai giovani. I dati di Agrigento sono che il 5,9% quasi della popolazione è colpita dal diabete. È un dato che si sovrappone a quello appunto degli altri territori della Sicilia ed è più alto rispetto al dato italiano che sono il 4% dei diabetici. Un altro dato interessante che posso dire è che le donne dei distretti di Bivona, Ribera e Canicattì sono particolarmente colpite dal diabete e dalle complicanze del diabete, per cui la mortalità in questa fascia rappresentata dalle donne in questi distretti è abbastanza elevata, più che nel resto della Sicilia.